Ogni settimana, decine di principianti comprano formiche e formicai in sabbia da siti online. Mettono colonie da 5 operaie in spazi enormi, danno miele alle messor e friggono le regine con inutili tappetini riscaldanti. Ridai dignità alle tue formiche e aiutale a non morire miseramente. Con l'8x1000 ad Anzitalia potete aiutare giovani colonie ad avere un futuro. Ho voluto iniziare questo video in maniera ironica, con una parodia creata da un amico, Michael, moderatore del gruppo Facebook. La parodia è divertente e mi ha dato lo spunto per affrontare l'argomento di questo video. Questa volta parliamo di giovani colonie in provetta e come gestirle nel modo corretto. Comincio subito mostrandovi il set delle provette che contengono le mie giovani colonie. La prima colonia che vi voglio mostrare è di Messor Minor. È una specie granivora piuttosto comune in Italia. La regina è del 2020 e al momento sono presenti una trentina di operaie. Si può notare che lo spazio in cui sono sistemate inizia ad essere insufficiente. Formiche, larve e scorte elementari risultano un po' troppo ammassate. La prole è ancora in numero ridotto, ma a breve, con l'aumentare delle temperature, la regina riprenderà la fase di deposizione. Il numero degli esemplari crescerà costantemente e potrebbero già nascere le prime operaie maggiori. Queste formiche hanno l'abitudine di accumulare le scorte elementari, per lo più semi, all'interno del nido, riducendone di conseguenza le dimensioni. Di fatto, per questa giovane colonia, è arrivato il momento di espandere il loro setup, aggiungendo una piccola arena. L'arena deve essere di dimensioni adeguate. In questo caso ho previsto un piccolo contenitore economico in acrilico trasparente di circa 20 cm. Puoi trovare il link di dove acquisto questi contenitori in descrizione. È un contenitore al quale ho praticato dei fori, alcuni chiusi con della rete metallica a maglia fine, che serviranno per areare maggiormente l'arena e per quando la colonia crescerà ulteriormente ad attaccare il nido esterno. Il mio consiglio è quello di non aggiungere substrato all'interno di arene così piccole, in modo tale da rendere il meno complicato possibile le operazioni di pulizia. La provetta che contiene la colonia viene semplicemente posizionata al suo interno. Niente sabbia, niente ornamenti, al momento totalmente inutili ed impiccio. Liberiamo le formiche togliendo il cotone che tappa la provetta. Forniamo loro gli alimenti di cui necessitano. Abbiamo detto che Messor Minor è una specie granivora e quindi daremo loro dei semi. Il mix che si utilizza per gli uccellini va benissimo. Una confezione da pochi euro, che si può trovare in qualsiasi negozio per animali, sarà sufficiente per anni. L'importante è avere l'accortezza di schiacciarli leggermente, come faccio io, tra due cucchiaini, prima di somministrarli. Questa operazione agevolerà l'approvvigionamento per questa piccola colonia che ancora non ha delle operaie maggiori, che svolgono proprio questo compito, rendendo disponibili i semi, privandoli dei gusci. Fornisco anche delle proteine, piccoli pezzi di larva di Tenebrio Molitor. Queste proteine potrebbero anche non venire consumate, tutto dipende dalla presenza di larve. La fonte idrica la trovano ancora disponibile all'interno della provetta. Non fornisco nessuna sostanza zuccherina, dato che non verrebbe considerata da questa specie. I carboidrati di cui necessitano sono tutti contenuti nei semi. Diversa è la situazione che si riscontra nella seconda provetta che vi mostro. Contiene una piccola colonia di Camponotus fabus. Anche questa regina è stata catturata dopo la sciamatura nel 2020. Camponotus vagus è una specie di grandi dimensioni. Il suo sviluppo è abbastanza lento, come le altre formiche del genere Camponotus. E per tutto questo anno la sistemazione in provetta risulta essere la più adatta. Certo, la provetta necessita di un minimo di manutenzione. Si può notare che il suo interno non è molto pulito e quindi un intervento veloce di pulizia si rende necessario.
Batuffolo di cotone bagnato con acqua e pinzette sono gli strumenti con i quali possiamo intervenire. Cerchiamo di espletare tale operazione nel modo più rapido possibile, senza toccare le formiche che altrimenti inizieranno a scappare uscendo dalla provetta. Forniamo del cibo proteico, pezzetti di camole e dei carboidrati, acqua e zucchero, molto importanti per questa specie, sistemandoli su un pezzetto di carta stagnola. Si può usare anche carta forno o qualsiasi altra cosa. In questo modo riusciremo a mantenere l'interno della provetta più pulito e riusciremo a eliminare gli avanzi di cibo in modo più veloce. Nel frattempo approfitto per osservarli un po' e notare come qualsiasi cosa venga introdotta nel nido risulta nemica ed oggetto di attacchi da parte delle operaie. Il piccolo pezzo di camola viene morso, la formica piega in avanti il gastro e rilascia una piccola dose di acido formico, come per uccidere un nemico. Il messaggio di pericolo viene trasmesso molto velocemente al resto della colonia. Si vedono arrivare altre operaie, con lo stesso atteggiamento di difesa. Trascorsi i primi minuti di panico, le formiche si tranquillizzano ed iniziano ad alimentarsi. Per quest'estate sicuramente fornirò una sistemazione diversa, probabilmente un piccolo nido annesso ad una piccola arena, simile a quella che ho utilizzato per la colonia di Messor Minor. Al momento questa è la sistemazione migliore per loro. Questa è una terza eventualità che potremmo tranquillamente ritrovarci ad affrontare. È finita la riserva d'acqua nella provetta che ospita la giovane colonia di Feidole Pallidula. Ho agito in questo modo. Ho preparato una nuova provetta che insieme alla vecchia, che contiene le formiche, è stata messa all'interno di un contenitore. Ho tolto la schermatura della provetta e coperto la nuova, in modo che le formiche si spostassero. A trasloco avvenuto, ho prelevato la nuova provetta e tappata con del cotone. La colonia di Feidole Pallidula è ancora molto piccola e totalmente gestibile, sistemata in questo modo. Nonostante l'esiguo numero di esemplari, sono già presenti i primi soldati. Feidole Pallidula è una delle due specie autoctone, unitamente a Colobopsis, ad avere la casta dei soldati. La regina, purtroppo, si è nascosta nel cotone che separa la riserva d'acqua dalla camera di fondazione e non voglio disturbare la colonia per mostrarvela. Ha già subito lo stress del trasloco. Fornisco gli alimenti, sempre su un pezzetto di carta stagnola, che come abbiamo visto prima ci aiuterà a mantenere il loro ambiente più pulito. Fornendo cibo regolarmente, lasciandole tranquille nella loro provetta in attesa dell'aumentare delle temperature, anche questa piccola colonia inizierà ad ingrandire. Quasi certamente, per la prossima stagione, verrà sistemata in un setup diverso. Anche per loro prevedo un piccolo nido ed una piccola arena dove poter foraggiare tranquillamente. Questa specie di piccole dimensioni, ad un certo punto, con il crescere del numero delle operaie, diventa particolarmente ingestibile nella sola provetta, dando vita a numerose fughe non appena si toglie il cotone per fornire il cibo. Ma, al momento, non c'è fretta. Per ora, questa è la sistemazione migliore anche per loro.
Il contenitore usato per il trasloco di Feidola e Pallidola è ovviamente riutilizzabile. L'importante è ripulirlo e riprepararlo per un nuovo scopo. La pulizia serve anche per cancellare le tracce odorose lasciate dalle formiche precedenti, tracce che in qualche modo potrebbero inibire il trasloco delle nuove formiche che andremo a introdurre. L'importante è anche rinnovare l'antifuga, giusto per scongiurare l'evasione delle formiche durante tutto il periodo, a volte giorni, in cui si verifica il trasloco. In questo caso vediamo una piccola colonia di Lasius SP. La sua provetta è stata invasa da muffa di colore nero. È una muffa non nociva e teoricamente le formiche potrebbero continuare a vivere in questa situazione, ma il trasferimento si rende necessario poiché, anche in questo caso, è finita la riserva d'acqua. La mancanza di acqua è tra le prime cause che portano alla morte della colonia ed in casi come questo è indispensabile intervenire prontamente. Si procede allestendo una nuova provetta, dedicando i 2/3 della sua lunghezza alla riserva d'acqua. Come per la colonia di prima, introducono nel contenitore le due provette, scoprendo la vecchia e schermando la nuova. Espongo il contenitore ad una fonte luminosa, la cosa solitamente incentiva le formiche a spostarsi. E adesso passiamo all'ultima delle mie colonie in provetta. È una colonia di Temnothorax unifasciatus del 2019. Per questa specie il discorso spazio, arena ed espansione è un po' diverso dalle altre. In natura costruiscono il loro nido nelle ghiande o nelle galle. Le loro colonie hanno numeri di esemplari abbastanza ridotti e necessitano di spazi veramente piccolissimi. Infatti, questa mia colonia vive in provetta da 2 anni e sono nati prima alati, come potete notare. È una specie che richiede davvero poche cure, a volte rischio di dimenticarmela. Per loro prevedo di fornire un setup più naturalistico, usando un guscio di noce come nido. Bisogna comunque intervenire con una pulizia della provetta e con la fornitura del cibo. Coprire la provetta e lasciarle indisturbate. Come avrete notato, mi sono occupato di giovani colonie autoctone che seguono l'avvicendarsi delle stagioni. E per il loro mantenimento non uso nessun tappetino riscaldante. Non è necessario, risulterebbe anche dannoso in certi casi. Ecco qui un bel regalo, ricevuto da un caro amico, e ragazzi, non crederete a quello che è arrivato. Questa settimana ho ricevuto un pacco a sorpresa. All'interno di questa busta si trova una colonia di formiche che non ho mai avuto il piacere di allevare. Una bellissima colonia di... Se il video ti è piaciuto, lasciami il tuo like ed iscriviti al canale. Se hai qualche domanda, scrivimi qui nei commenti o iscriviti al nostro gruppo Facebook. Grazie per la visione e al prossimo video!